poi amplifica quelle che sono le note delle iniziative del Festival Continuo, quindi alla stampa tutta, alla bella iniziativa che tutti i giorni accompagna come diciamo, Festival della Radio Luna, le attività con interviste rivolte ai protagonisti del Festival Continuo e ai vari altri quotidiani che comunque non mancano di sostenere con i loro scritti e con le loro note per le attività del Festival Continuo. Un grazie ai vari sostenitori, quindi al dottor Braga della DSP Farmaceutica, lui che è stato presidente della Bristol, della concessionaria Icar, alla responsabile di un'industria Sistema Giochi Italia, Massimo Passamonti, allo studio legale Paolo Biancona, al dottor Rizzuti, alla dottoressa Meloni, alla Banca Popolare di Fondi, alla Banca Popolare del Lazio e a Unindustria. Altre figure sono riportate diciamo, nell'attività, diciamo, nelle brochure che sono a vostra disposizione. Mi fa piacere la presenza anche del pubblico del Consiglio della Fondazione Alfredo Gaetani Maurizio Ciuffoloni, quando si parla di giovani di attività musicali, ha portato a Pantanello 1.400 giovani e giovani guide per un'attività entusiasmante e particolarmente toccante condivisa con la Fondazione Gaetani. Io nel concludere voglio dire una cosa, ecco. Noi parliamo della Fondazione Campus Internazionale di Musica, abbiamo giovani che provengono da tutto il mondo, artisti che sono, quindi sono un po' tutti in movimento, no? E quindi non può non toccarci, pensando al movimento, non possono non toccarci i tragici eventi di questi giorni, il momento in cui la follia semina terrore e purtroppo vittime. Ecco, io vorrei che la musica possa portare un messaggio di amore, di pace e di riconciliazione. E con questo mi congedo da voi. Grazie.